Allora, mister, buonasera. Partiamo dalla prima domanda. Io ritengo una vittoria molto molto importante su un campo sempre difficile per il Frosinone, dove il Cittadella gioca e lo ha fatto anche questa sera a viso aperto. Mi dà un giudizio su questa prestazione e sulla vittoria del suo Frosinone, mister? Ma concordo che questa sia una vittoria molto importante perché per essere considerata tale ci va sempre comunque un avversario di livello e il Cittadella lo è perché sapevamo di venire qui a trovare una squadra che oramai è diventata comunque una realtà di questo campionato di Serie B importante, vedi il grande campionato che ha fatto l'anno scorso, quest'anno si sta riconfermando su ottimi livelli e quindi non era semplice venire a disputare una partita di questa intensità, con questa caparbietà nel cercare il risultato pieno perché era una partita ricca di insidie. Però in questo devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno interpretato la gara con uno spirito, con un atteggiamento davvero gagliardo, dove hanno voluto a tutti i costi la vittoria, hanno lottato dal primo minuto su ogni palla e hanno portato a casa un risultato anche negli ultimi minuti soffrendo e portandolo a casa davvero con quello spirito necessario per fare risultato in questa categoria. Tra il gol di Ciofani, il secondo gol di Daniel e il gol di Vernier ci sono 15-16 minuti nei quali io ritengo il Cittadella fa una grandissima gara e ci mette molto in difficoltà, non dico schiacciando, ma quasi il Frosinone nella propria metà campo. Più bravi loro a fare questo tipo di a tenere questo tipo di ritmo, noi abbiamo realmente sofferto in quei 15 minuti la verve del Cittadella dopo il nostro raddoppio. Ma io credo che era abbastanza logico passare un momento del genere perché comunque la squadra aveva per più di un'ora aveva spinto davvero tanto. Con i nostri tre attaccanti avevamo lavorato davvero tantissimo sia nella fase di possesso che in quella di non possesso. E credo che sotto di 2-0 il Cittadella doveva comunque per forza di cose in casa provare a riacciuffare un risultato. Quindi noi da squadra matura ci siamo messi a togliere spazio e tempo ad una squadra che sapevamo che ama attaccare la profondità. Quindi andando in vantaggio di 2-0 a noi conveniva stare nella metà campo e togliere la profondità a una squadra come il Cittadella e credo che la loro pressione comunque era una pressione abbastanza sterile. Perché fino al gol su palla inattiva non ci sono state, se non una parata di Bardi importante, grandissimi segnali che la squadra comunque potesse non supportare più i tre attaccanti. Poi abbiamo deciso di passare a tre con Coné e credo che la squadra passando a tre poi dopo abbia comunque ripreso di nuovo quell'equilibrio che, visto il dispendio di energia dei tre attaccanti, ha ripreso. Mister, mancano praticamente 3 giorni alla fine di questo calciomercato. Lei sinceramente si aspetta qualcosa da questo mercato oppure ritiene che il Frosinone è già pronto così, insomma? Ma io dal mercato non mi aspetto niente, siamo e pensiamo di poter essere a posto con questo organico e quindi credo che la nota più lieta oggi non sia veramente il mercato, ma lo spirito e l'atteggiamento che ho visto oggi dai miei ragazzi. Quindi io credo che lo spirito e l'atteggiamento visto oggi, se riusciremo a mantenerlo nel girone di ritorno, potrebbe essere davvero il giocatore in più del Frosinone. Ultimissima domanda per me, mister, volevo chiedere, questa è una domanda che mi arriva più che altro da casa. A fine partita vi siete tutti quanti messi attorno a cerchio quasi su Daniel Ciofani. Tutti quanti avete tipo tra virgolette esultato insieme a lui. Ci può spiegare semmai cosa è successo o se c'era tipo una scommessa o qualcosa simile, ecco. No, nessuna scommessa. Era un modo di ritrovarci a fine partita, come era già successo dopo la vittoria di Foggia, perché credo che quando arrivino queste vittorie con questo spirito di squadra sia giusto stringersi tra noi per capire che la strada da percorrere è questa, quindi niente di particolare. Altre domande?
Ne posso un'altra io. Dopo la vittoria roboante con la prova percale di settimana scorsa, lei comunque aveva in sala stampa evidenziato alcuni problemi, alcune cose che non erano piaciute. Quindi possiamo dire che invece stasera, in generale, dopo la vittoria, nulla da dire, la squadra le è piaciuta? O c'è da qualche parte qualcosina che un sempre attento Longo tiene a rivedere in settimana? Allora, io credo per carattere che l'allenatore debba essere contento e soddisfatto solo ad obiettivo raggiunto, quindi in ogni gara c'è da imparare, in ogni gara c'è dei segnali su cui poter lavorare, quindi sicuramente potevamo fare qualcosa di più anche stasera, però la cosa importante di oggi è che l'atteggiamento era completamente diverso dalla partita con la Pro Vercelli. Se avessimo avuto l'atteggiamento della partita con la Pro Vercelli, questa partita oggi non l'avremmo vinta, nonostante abbiamo vinto 4-0. Quindi questa è la mentalità che ci deve contraddistinguere ed è la strada che deve intraprendere il Frosinone se vuole provare a diventare grande fino in fondo. Una cosa non ci dirà mai che si è detto più volte con Dionisi già dal primo tempo. Avete parlato spesso. Ma può darsi perché era più vicino a me, è il giocatore che è stato più spesso vicino alla panchina, quindi in quel senso credo che sia quello con cui si comunica meglio e più spesso. Non ce lo vorrei dire. Grazie, mister. Grazie a voi.